È stato accolto da una folla di oltre 4.000 persone il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che ha partecipato alla festa democratica di Pieve Agnevole per un'iniziativa che da giorni era molto attesa. Un appuntamento nel quale Renzi, sul palco accompagnato dal parlamentare pistoiese Edoardo Fanucci, ha parlato di molti temi, dalla politica internazionale dominata dalla crisi siriana alla politica interna che lo vede proiettato alla guida del Partito Democratico. Alla fine agli italiani di sapere chi sta con chi non gliene frega niente, a nessuno. Sapete però che cosa propone il PD per rilanciare sul lavoro, come fare a creare occupazione, come fare anche a dare un po' più di speranza? Questo è interessante, allora facciamo il congresso su questo. Il problema della rottamazione è quello di cambiare il gruppo dirigente, cioè che alla fine dopo 20 anni tu non puoi continuare con i soliti, questo era il tema della rottamazione. Io credo che noi siamo di fronte a una situazione oggettiva, il PD ha perso le elezioni, le ha perse a sorpresa perché nessuno di noi se lo aspettava. E adesso, siccome abbiamo bisogno di recuperare un minimo di entusiasmo, di speranza e di passione, c'è bisogno di caratterizzarsi non sulle divisioni interne, sulle correnti. Ecco, vanno rottamate le correnti, vanno rottamate le divisioni. Ed è anche il caso di dire che per una volta vadano avanti i più bravi, non quelli più fedeli del capo. Quelli capaci di tirare fuori qualche progetto, non quelli capaci soltanto di stare all'ombra a lucrare una rendita di posizione. E oltre alle prospettive interne del Partito Democratico, Renzi ha parlato anche dell'alleato avversario Berlusconi e del governo. La vicenda di Berlusconi, lo dice un garantista, cioè uno che fino all'ultimo giorno ha detto: signori, su Berlusconi non facciamo polemiche perché è indagato, perché ha un avviso di garanzia. Un garantista come me oggi deve prendere atto che è accaduto un fatto enorme, vale a dire che c'è una persona condannata per evasione fiscale in terzo grado, non in primo grado. Alla luce di questo, io credo che in un qualsiasi paese civile, in un qualsiasi paese civile, quello che viene condannato in terzo grado e passa in giudicato lascia lui, non aspetta di essere dichiarato decaduto. Non ci sono alibi per il governo, c'è questa storia che c'è qualcuno che vuole fare le scarpe a Letta, nessuno vuole fare le scarpe a Letta, non ci sono calzolai dalle parti di Letta, ci sono persone che dicono: se siete in grado di fare le cose fatele, a partire da che cosa? Dalla legge elettorale. Perché? Perché è una legge che dà stabilità al paese. Secondo me il modello è quello dei sindaci. Lavoro, la passione, vita.